Ciao a tutti, aspettate, ciao a tutti, eccolo qua il mio bel bambino, apriamo il nostro primo video spesa con in casa lui, perché sapete che è appena arrivato. È cresciuto, guardate, cresciuto. Che mascello. È cresciuto mio amore, è cresciuto, né? Quanto vuoi bene, la mamma e il papà e i bimbi e tutti? No, intendo adesso guardare di là. Ha visto tutte le borse della spesa, diciamo questi qua, sono matti, quante pappe, e di quante pappe ti abbiamo preso a te. Aspetta che adesso vado a mettere giù, aspettate un attimino, perché sennò un po' vuole rimanere in marcio, dopo vuole andare a fare la nana sul divano. Allora, video spesa appunto iperalle. Andiamo col primo sacchetto, che lo sposto un po' più vicino, scusate, ecco qua, dove troviamo piadine, questo è il pacchetto da 5 che è sempre conveniente e sono anche buone, €1,79, 5 pezzi, poi insalata, biscottini per la colazione, la Sharon, che l'altro volta ormai lo sanno, credo, okay. Tutti in giro. Allora, De Cecco c'era questa, €1,29, no, magari €1,79, ero incerta per 29, ma di offerte non ce n'è in giro adesso, di pasta. Bisogno di pasta, siamo a zero, perciò due spaghetti, ormai andiamo un chilo alla volta con Jason, sì. Okay. Vabbè, due di minestrina, questi qua per fare la minestra. E poi qui c'è un sughetto, una gazzosa, un'altra gazzosa, e poi un altro sughetto, e poi ci sono 5 litri di latte che li metto qua dietro, scusate, ci sono altre bottiglie qua di latte, ma niente, questo qua, così, e latte parzialmente scremato, vabbè, questo qua, 5 litri, non mi ricordo, €1,29 quello, eh? Costava un pochino di più. Ok, poi altra pasta, sempre la, scusate, a comprare il De Cecco, le penne, poi Ponzi che erano in offerta, anche queste erano in offerta, le russiche, patatine, poi uova, dovrebbe esserci in giro un altro pacchetto, €1,99, le solite che prendiamo, poi €1,99, mais, così care costano €1,99 le uova, sì. Anche quelle sono aumentate. Poi pomodorini, primo pacchetto di gnocchi, dovrebbero essercene altri due, quelli da 59 centesimi che prendiamo sempre. Poi uno, due, dovrebbero essercene ancora due. Totali 4. Questo €1,35, ci piace come formaggio. Perché qua fa come niente, sì. Tutti i giorni la pasta fa, siamo 5. Questo mele, pesche, fruttino, uno yogurt, sempre di Sharon. Poi questo forse è di Jay, credo, una cosa ipro protein, Jason, la panna della mamma, mia, che proteine, da mangiare col budino che arriva dopo. Poi le lenticchie, l'ho trovato finalmente, l'altra volta non c'era. Quanto? 49 mi pare. Osti. Piselli, e poi fagiolini qua, vabbè, se ci ingiro ancora qualcosa di... Ah, poi aspettate, vado qua, perché sennò... Carote, uno, ce ne giro un altro, le patate solite che prendiamo, 4 chilozzi di patatone, eccoci qua, poi aspettate che sposto, fette biscottate, tipo un po' di roba per la colazione, infatti, le briochine ci sono queste che costano poco, €1,25 all'albicocca, €99 le treccine, €1,09 queste della nonna, che mi piacciono a lei, ups. Sono della Balconi però queste, Ma mi piacciono anche a Spike, sì. Le brioche, cracker al riso di Sharon, plum cake €99, mi è un po' di scorta per la colazione, eccoli qua che sono arrivati altri due pacchetti di fromage, poi ecco qua le mezze penne però della Primia, questo €1,29, sì, perché non c'erano della De Cecco, mio marito piace la mezza penna, sì. Poi soliti due formaggini per fare i pizzoccheri. Nonna era la pizzoccherino, speriamo. E poi vabbè, due di questi dovrebbe esserci in giro un altro, forse ne ho presi tre, che qui formaggini. Poi questo che prendiamo di solito che è buono è il galvanino fake. L'emmental. Poi uno di pizzocche perché ne abbiamo in giro già altri due. Poi eccoli qua gli altri due gnocchi. Questi qua sono veramente buoni. Poi un burro, un'altra minestrina, i risoni,
poi caprini due e altre carote e un altro sacchetto è andato e voilà, aspettate, già faccio. Poi arrivano le banane, yeee, che metto qua. Poi verze, due bei pezzi, lo metto qua, non so dove metterlo. Poi cavolfiore, che prendiamo sempre perché ci piace, lo mangiamo tutti e ci piace un botto e fa anche bene. Vedi le schifezze che vi ho detto prima. Anche queste fanno bene. Queste si fanno molto bene. Poi zucchine. E poi arrivano due di prosciuttino. I lamponi che ha preso Shano, spero non si siano schiacciati. Qua. Voilà, due di prosciuttino, mettiamolo qua. Poi mozzarellona per la pizza. E poi qua ci abbiamo uno speck e due. No, cosa ha preso? Già sbagliato, no. Prosciutto crudo. Due crudi e uno speck. E stasera ci mangiamo. Quello speck lì è. Cioè, il crudo lì è buono. Sì. Ma che sete. Che sete. È normale, anche con gli altri. Questa volta abbiamo preso due di questi bocconcini di pollo. Uno e uno due. Poi biscotti petit. Un'altra pasta. Penne. Poi fagiolini, fagiolotti, questi borlotti. Borlotti. Ma sbaglio. Mi fa la sera, voglio mangiare un po' di fagioli. Poi prendi i fagioli, scusa. Ma sbaglio, aumentate la pasta. In che senso aumentate il prezzo? Cioè ovunque, mi sembra che c'è un po', no? Non lo so. Vabbè, boh. Che si costano comunque, la Dececo costa sempre. Sì, non lo so, perché noi la prendevamo sempre scontata, però. Scontata, però anche adesso in questo periodo della lunga non ce n'è di scontata. Ecco qua l'altro formaggino. Poi qua altri due, i pro, fruio, pro, proteine, tutte quelle robe che prendono i miei figli. Altri due fruttini, che Sharon ne va matta, almeno qualcosa di frutta mangia. E poi questi ci sono i miei tre yogurt che erano ancora scontati, che bello, ho detto, ah, li voglio. Sono buoni? L'ultima volta l'ho preso la fragola e frutti di bosco, li ho mangiati. Adesso ho preso fragola, ancora frutti di bosco e un mirtilli, perché sono quelli nel vetro, ma sono veramente buoni, 65 centesimi, ok. Tante parti, ma e non è tanto, ne prendi due. Ho capito, ma sono buoni quelli nel vetro in genere. Buoni, sì, infatti. In genere. La borsa, aspettate qua. Voilà. Ah, sì, abbiamo. Ecco qua. Un'altra briochina vuota. E questi qua che erano in offerta Gran Turchesi. Gran Turchesi ce n'è uno. Tutti gli altri? È il mio Spike, è lì che dorme. Ok. Le altre uova, perché erano due pacchi, non so dove ho messo le altre, volevo appoggiarcele sopra, ma vabbè. Eccole qua, quindi. Per non fare la frittata. Poi le coste per i pizzoccheri, il pizzoccheronzo. Poi il sedano, che ha un odore strano stavolta. Beh. ma sei sicura che non ho sbagliato? No, è sedano. Ma ah, io riconosco il sedano, è sedano. All'odore del sedano. Nonna, può essere il prezzemolo quello lì? Non è prezzemolo. Buona. Non ti fidi proprio. Ma c'ha un odore? Il prezzemolo non ha quel gambo qua. Ok. Lo so. Sei esperta te. Non compriamo il sedano, se ho capito. Ma no, figurati, il sedano, cioè il prezzemolo è fatto a ramoscino così, ramettini piccolini, che tu stacchi le foglie. Questo, va bene, capa. Il sedano, la regola dalla foglia, io non so se non si può mangiare. Cosa? La foglia del sedano. Sappi che la mangi sempre. Si può mangiare. La mangi sempre. Nonna fa così. Tu la trituri nella pasta. Certo. No, perché io la frullo io. Uso il sedano nel bimbi che mi chiede il sedano, taglio il gambo, la quantità in grammi che mi dava, solo il gambo, la tua foglia non la uso. Però io la frullo, ci metto un po' di olio, okay. La faccio andare 10 minuti, okay. La rifrullo e faccio la pasta così, esce buona. Se poi avete un qualche mandorla, frullate anche quelle, top. Sì, lui fa una pasta. Vabbè, semplice. Anche con le zucchine esce buona. Sì, anche le zucchine, sì, semplice. Il bimbi, butti su. Va bene, questa è la nostra spesa di oggi. Basta? Sei contenta? Le solite cose che prendiamo sono queste. Nonna che annuisce. Avevamo già speso nei giorni scorsi. Sì, abbiamo già speso. Per la spesa comunque. Poi i detersivi andiamo a prendere da un'altra parte. Risparmio casa. Per la carta igienica, lo scottes, quello dell'ammorbidente, lo sgrassatore. Sono sempre quelle 4-5 cose che andiamo a prendere. Adesso col cane così cucciolino più spesso compriamo lo scottes. Farina esce lunga, un po' di cose. L'abbiamo presa anche l'esce lunga, ma non da fare un video. Quindi no, perché siamo andati che c'erano le crocchette del cane in offerta, dei cuccioli. Allora abbiamo preso 2-3 robine lì, ma non abbiamo fatto il video. Perché ma no. Comunque,
vi faccio vedere due robe, 7 confezioni di crocchette di cane, non so se ve ne frega, è più bello vedere lui. Comunque questa spesa qua, indovinate, provate, non lo so, 3, 2, 1, non risparmia più nessuno. No vabbè dai, 119, non vogliamo fare ancora le polemiche, d'altronde adesso ormai la situazione così è questa. La spesa, se vuoi mangiare qualcosa, così poi ci sarà qualcuno che dirà che noi mangiamo sempre da schifo. Porta d'altronde. Noi mangiamo così. Siamo in 5. Non piangiamo miseria, perché ci hanno detto anche che piangiamo miseria. Ma che piange miseria, bisogna risparmiare, basta. Che nei video spesa ci lamentiamo sempre perché siamo dei piagnoni, piangiamo miseria. No, allora, lamentarsi e vuol dire parlare con voi della situazione che c'è in Italia, in tante parti del mondo, se non in tutto il mondo, non è il momento che siamo, in tutto quello che succede. Non abbiamo mai detto che se la spesa la facciamo vuol dire che i soldi li abbiamo. Non è che ci stiamo lamentando che siamo miserabili, no. Non siamo ricchi, però confronto di una volta, cioè, perché ci hanno detto che continuiamo a lamentarci, una persona. Mi penso che tutti si lamentino. Lamentarsi di com'è la situazione non vuol dire che ci lamentiamo che quando andiamo a fare la spesa non abbiamo più soldi in banca. Adesso, per dire, ci lamentiamo per quello, non perché... No, perché ci hanno detto, continuate sempre a lamentarvi, se non arrivate alla fine del mese, cosa fate da... È così. D'altronde bisogna fare la spesa, bisogna mangiare. Abbiamo detto, oh mamma mia, non è che non riusciamo a farla la spesa, la facciamo. Sì. È un lamento solo per parlare con voi, perché comunque siamo in tanti in questa situazione. Le vedi che le cose sono raddoppiate. Soltanto, esatto, si spende il doppio. Il doppio, basta. Però anche se la pasta costa il doppio, la compriamo lo stesso. Per forza. Cioè, bisogna mangiare. Adesso. Almeno su quello. È una delle poche cose che... Non è che ci lamentiamo perché vogliamo piangere di miseria. Ma no. Perché, come mi ha detto una, le mie uova di Pasqua me le sono comprate. Non me ne frega niente. Se ne prendo è perché riesco a prenderle. Se prendo altre cose, i miei sfizi, le mie cose, come facciamo tutti... Adesso. Dopo si risparmia magari su qualcos'altro, ovviamente. Non è che la spesa. Noi prendiamo queste cose, ma noi mangiamo così, ragazzi. Cioè, adesso io non è che poi chi mangia il pesce tutti i giorni, chi noi mangia no. più raffinato tutti i giorni, noi no. Piacerebbe. Noi siamo abituati al piatto di pasta a mezzogiorno, ci riempiamo, la sera ci mangiamo quello che abbiamo voglia, che abbiamo nel frigo, un po' di prosciutto, un po' di tosti, qualcosa. Chi se ne minestra. Minestra, facciamo la minestra col bimbi. Pure quello che abbiamo, cioè, è così. Comunque, ve l'ho detto il prezzo, no? Sì, vi ho lasciato il tempo, 119,76. E poi vabbè dai, dire la propria anche giusto, sì. Se c'è qualcosa da dire lo dicano, ma per carità è un'opinione di un'altra persona, appunto, per carità. Dopo ognuno in casa sua vede effettivamente, allora, quello che fa. Le critiche costruttive vi stanno anche bene, certo. Le rotture di bip no, troppe volte, cioè la spesa è questa, cioè poi non vi piace perché dico, oh, avrà ancora le robe dei pizzocchi, avrà ancora le berlose, certo. Non guardate il video, cioè. Che troppe se cioè io c'è quella meraviglia là adesso da guardare, tenermi un po' a girare perché c'è nonna che non vuole farsi riprendere, però io voglio farvi vedere come dorme sul divano, dai amore, girati, cazzo, scusate, c'è le borse per terra, il cortile che lui ama tanto, dove lui Spike. Esce. Fai a nanna, cucciolo. E qua mio amore fa le nannoni. Fai a nanna. Ne amore. Qua saluta. Fai ciao. Saluta. Ciao. Ciao pancioni. Ciao amore. È troppo bello. Tenero. È una tenerezza unica. Adesso. Quando uno mordicchia, ne ogni tanto mordicchia. Birichino. Però è giusto, c'hai i dentini, un giampote qua. Vado alle giampote. Io panciotto che mangio tanta papa, sì, mangio tanta papa io, Dobbiamo tenere un po' a dieta anche lui. No. Allora, facciamo così che copriamo un parte intime, così, ecco. Eh sì, è un po' di pudore e io ho papà. D'altronde se ce l'ha. Ciao, YouTube. È lui il nostro amore, cosa dobbiamo farci? Lo adoriamo, grazie, scriveteci nei commenti, siamo qua pronti a rispondere al prossimo video, ciao. Ciao.